Siamo nel 1972, quando esce Il Padrino di Francis Ford Coppola, supportato da uno straordinario cast che comprende personalità di rilievo, tra cui Marlon Brando, che offre una straordinaria interpretazione, e Al Pacino, questo film racconta dei meccanismi di potere all'interno, guidata da Don Vito Corleone, interpretato da Marlon Brando. Il film si concentra sul delineare il profilo del personaggio, raccontando i rapporti, le relazioni che questo ha con i membri della sua famiglia. E nel raccontare questi legami, vengono esplorate, o meglio, vengono esplorati diversi meccanismi che coinvolgono in primis la criminalità, e tutto è rapportato con il contesto mafioso. Per la maestria e la raffinatezza con la quale il padrino racconta questa realtà, non posso non parlare di questa straordinaria, di questa magnifica pellicola, la quale rappresenta, senza ombra di dubbio, una delle opere più splendide, più rappresentative che il cinema ci abbia potuto offrire. E ciò è dovuto non solo alla raffinatezza della sceneggiatura, alla quale abbiamo Francis Ford Coppola e Mario Puzo, ma anche all'ottima direzione tecnica da parte di Francis Ford Coppola, il quale porta avanti una regia misurata, equilibrata, con una gestione sapiente delle riprese, degli spazi. Il film è molto intimo, ci si sofferma molto sulla dimensione familiare. Si tratta infatti di una pellicola molto dialogata, ma che comunque per tematiche e scrittura acquisisce una profonda e notevole maturità. A ciò aggiungiamo le ottime musiche,
una direzione attoriale impeccabile. Marlon Brando è stato magistrale nel ruolo di Don Vito Corleone, così come Al Pacino nel ruolo di Michael Corleone. La pellicola è interessante sotto più livelli, ma il livello che più risalta è senza ombra di dubbio quello della scrittura, una scrittura che arriva dritta, non ci sono fronzoli, non ci sono inutili orpelli, ma il tutto è raccontato in maniera tagliente, cruda, decisa, vera, autentica, lasciando trasparire la realtà che ci viene rappresentata. Sotto tutti questi punti di vista, Il Padrino resta ed è un innegabile capolavoro. È un film che tutti dovrebbero vedere almeno una volta. Il mio voto per questo film è 10 e lode. Fatemi sapere voi nei commenti cosa ne pensate, se siete d'accordo, se non siete d'accordo, in modo tale da creare un'area di discussione. Io non ho altro da aggiungere, se non che vi rimando alla prossima recensione. A presto ragazzi e buon cinema. E un abbraccio virtuale.